Un Gallipoli che ha dato molto filo da torcere al Corato fino ad essere in vantaggio di fatto a pochi minuti dalla fine. C'è stato un episodio, quello del calcio di rigore, che ha un po' cambiato la partita. Guarda, degli episodi non voglio parlare sicuramente, però non mi sembra un risultato 4-2, mi sembra un po' troppo degradante per quello che abbiamo fatto, però ci sta bene perché ancora sono i soliti errori che facciamo e non vogliamo crescere. Mi fa sempre mia colpa, in 4 minuti regaliamo una partita, non pretendevo di passare il turno di certo accorato, però giocarcela con un po' più di dignità, con un po' più di sangue me lo sarei aspettato. Perdere una partita in questo modo fa rabbia perché sicuramente non siamo qui a discutere la forza del Corato, ma non mi sembra una vittoria così netta 4-2. Chi apre il giornale legge 4-2, il Gallipoli devastato, ma non è proprio così. Se andiamo poi a verificare un po' gli errori, non voglio parlare degli episodi, gli arbitri la vedono così, è giusto così, perché se andiamo a vedere prima del calcio di rigore loro, sull'1-0 c'è il rigore per noi, fallo di Manisolini molto netto, però non sto lì a discutere, gli arbitri sono esseri umani ed è giusto, la vedono in proprio modo, come sbagliamo noi calciatori ci stanno anche loro, però ripeto, sono dispiaciuto del risultato perché per quello che abbiamo dimostrato per 88 minuti non meritiamo una sconfitta così e non è la prima volta, capitiamo sempre negli stessi errori e purtroppo bisogna in questo momento andare giù pesanti. Si riparte perché c'è il campionato già domenica, derby con l'Ugento. Per noi è una partita cruciale, il nostro cammino in campionato e in Coppa siamo arrivati al massimo, quello che potevamo fare, ahimè ci è capitato il Corato, la squadra più tosta, e in campionato è un'altra storia, in campionato dobbiamo cercare in questo scontro di diretto perché è uno scontro importante, un derby e certo noi ci dobbiamo costruire la salvezza partita per partita o perlomeno se riusciamo a fare qualcosa in più, ma con questa testa difficilmente faremo qualcosa in più.